Sanremo, no? Indignazione. Che spasso quando la gente che non capisce un cazzo si fomenta queste campagne di indignazione sui social, le crociate del politicamente corretto. Ah, senti la puzza di stantio, eh? Quell'odore rancido e acre che te brucia le narici. Calchiamo per un attimo quest'ultima ondata di indignazione, ovvero il testo misogeno del rapper Junior Calli che parteciperà a questa purtroppo imminente edizione di Sanremo. L'avete sicuramente letto tutti e magari qualcuno di voi si sarà pure indignato, eh? Ora, partiamo con le dovute premesse. Mi fa cagare e non ascolto quella musica. Punto. Punto perché è tutto ciò che ci è concesso nei riguardi di un'opera artistica. È un'opera de merda, va bene, ma pur sempre nel campo dell'arte rimaniamo. E non è passabile di censura secondo la vostra sensibilità. Non è in realtà, non è un inno al femminicidio, è una canzone. Una canzone poi tra l'altro espressione di uno spaccato del mondo rap dove sono tutti esaltati, esaltazione dalla droga, dalla donna troia. Ma se i vostri figli poi si fomentano con la musica di merda e diventano violenti, drogati, e non è mica colpa di chi canta i testi. È la vostra che molto probabilmente siete stati dei genitori di merda. Sto nuovo puritanesimo mi ha rotto un po' le palle, eh? E non è il fatto di giudicare di merda una certa opera, quello è un diritto, ma è il fatto di voler censurare un artista al punto di non volerlo farlo esibire. E il fatto che voi non lo considerate un artista non ha nessunissimo valore, credetemi. Ma ricordate quella canzone che faceva «Mi verrebbe di strapparti quei vestiti da puttana e tenerti a gambe aperte finché viene domattina». E Masini, con Bella Stronza. E Masini c'è sta sul palco quest'anno all'Ariston, eh? E che mo' la condanna retroattiva per le canzoni vecchie vale solo quando vi pare a voi? L'arte, signori miei, è come la scienza. Tati fanno bene e basta. Io non vi vedo fare i moralisti se in un film c'è un serial killer che uccide le donne. E per la musica vale lo stesso principio artistico che vale nei film. Tra l'altro c'ha pure un nome, si chiama sospensione dell'incredulità. Come ha già egregiamente spiegato il fumettista Don Alemanno su un suo post. Significa che non ti metti a giudicare con la morale o con la ragione quello che accade in una storia. Non rompi con gli unici principi della fisica riguardo a Superman che vola. O sai che non è possibile che un super miliardario si costruisce un'armatura come quella di Iron Man? Lo sai che se sei a capo di un partito populista e xenofobo che ha rubato 49 milioni non vinci le elezioni? Oddio, ma sai che ho sbagliato esempio. Hai capito però? Lo stesso vale per la musica. Pure per la musica de merda. Sospensione dell'incredulità e non rompete i coglioni all'arte. Perché con sto moralismo imperante, de sto passo, non morirà più nessuno nei film e non potremo più uccidere nei videogiochi. E io adoro uccidere cose nei videogiochi, cazzo. Quindi ci siamo capiti, no? Che sia un film o una canzone, si tratta di finzione, di scena, di arte, dove vige questo principio della sospensione dell'incredulità. Sapete invece dove non vige questo principio, purtroppo? Ma come dove? È nei testi sacri. Eh sì, perché mentre la gente si straccia i vesti per una canzone di 3 anni fa, non ho ancora visto nessuno stracciare la Bibbia. Eppure la religione viene portata in lungo e in largo, in tutti i canali, in tutte le trasmissioni. Cioè, sto rapper si sarà pure impegnato a scrivere sto testo misogino, ma non è di certo all'altezza dei profeti biblici, eh. Vogliamo fare alcuni esempi? Che ne so, la donna è frivola, stupida e ignorante. Proverbi 9:13. Il suo sguardo è una rete, i suoi segni una trappola, le sue braccia catene. Moralmente vale più la malizia di un uomo che la bontà di una donna. Ecclesiaste 42:14. Trovo che amara più della morte la donna, la quale è tutta lacci, una rete il suo cuore, catene le sue braccia. Chi è gratito a Dio la sfugge, ma il peccatore ne resta preso. Ecclesiaste 7:26. Ogni malizia è nulla di fronte alla malizia di una donna, possa piombarle addosso la sorte del peccatore. Siracide 25:18. No, vabbè. Ma certo, questo è l'Antico Testamento, ma ovvio che sul Nuovo è molto meglio, eh. La donna impara in silenzio con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo, piuttosto se ne stiene atteggiamento tranquillo, perché prima è stato formato Adamo e poi Eva, e non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole di trasgressione. Prima lettera a Timoteo 2:11. Le donne nelle assemblee tacciano, perché non è loro permesso parlare.
siano invece sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliamo imparare qualche cosa, interroghino a casa i mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea. Prima lettera ai Corinzi 14:34. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio. I Corinzi 11:13. E ce ne sanno altre, eh? Molto peggio, molto peggio. Qui il problema però è che la religione mica la considerate una forma d'arte. Cosa che invece è, secondo me, però questo è un altro discorso. E allora come mai non facciamo una bella petizione di censura contro quel sessista sociopatico di Dio e dei suoi super amici, eh? No, perché come Junior Calli, là come si chiama, ha scritto una canzone violenta contro le donne qualche anno fa, e sappiate che in Rai la domenica mattina va in onda un signore anziano che legge storie scritte sul libro pieno di frasi violenti, sessiste e misogine. E che vogliamo fa? Vi saluto, va, e mi raccomando, non rompete i coglioni all'arte. Ciao!